Dopo l'approvazione dello Jobs Act, l'attacco ai diritti dei lavoratori è anche molto più violento. C'è stato questo episodio del Colosseo, l'occasione per il Forum Diritti Lavoro di lanciare un appello e una possibile mobilitazione. Sì, sono da anni e anni, ormai purtroppo da decenni, che l'attacco ai diritti del lavoro va avanti. Naturalmente abbiamo fatto un salto con Matteo Renzi, il quale è riuscito a realizzare quello che Berlusconi era riuscito a realizzare, cioè l'attacco all'articolo 18, per citare l'episodio più clamoroso, ma è l'intero meccanismo messo in piedi da decenni invece di lotte del lavoro a protezione, a difesa dei diritti del singolo lavoratore che viene messo in discussione, dalla rappresentanza sindacale fino appunto al diritto di sciopero. Il diritto di sciopero in questo caso è stata proprio una vera e propria manipolazione politica, perché i lavoratori e le lavoratrici stavano svolgendo un'assemblea in nome della difesa del diritto dei cittadini a usufruire di un bene culturale. Hanno messo le mani al diritto di sciopero, che non c'entrava niente con quello che era avvenuto al Colosseo, che era appunto un'assemblea, ma in verità loro usano dei pretesti per massacrare e per mettere nell'impotenza il mondo del lavoro, i singoli lavoratori, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di base del mondo del lavoro. Anzi, come ha detto giustamente Guglielmi, ma questo potrete sentirlo dalla sua voce, oggi quello che è in discussione, che viene messo in discussione da parte del governo e da parte del patronato, è proprio la possibilità nei singoli luoghi di lavoro di aprire il conflitto, perché è naturale che se loro mettono il secondo livello contrattuale, cioè quello che a livello territoriale o a livello di azienda, come parte fondamentale nella contrattazione collettiva per distruggere il contratto collettivo nazionale di lavoro, è naturale che se la contrattazione avviene a livello aziendale, colpire il diritto di sciopero è fondamentale. Perché? Perché i lavoratori potrebbero usare questo nuovo campo di intervento, cioè il secondo livello della contrattazione territoriale e aziendale, per poter ottenere, difendere i loro diritti e ottenere maggiori protezioni sia a livello salariale che a livello di condizioni di lavoro. Ecco perché si attacca il diritto di sciopero. Questo accade in una condizione anche culturale di regressione, in cui le lotte dei lavoratori spesso vengono percepite come distanti, come quasi egoistiche. Voi avete proposto una mobilitazione, che quali obiettivi ha? Beh, l'obiettivo di questa nostra mobilitazione è difendere intanto un diritto costituzionale, un diritto soggettivo stabilito in Costituzione, che non viene mai bilanciato appunto con i diritti, diciamo così, di cittadinanza e dell'utenza. Ma la Costituzione dice che il diritto di sciopero è regolato dalle leggi. Il diritto di sciopero è regolato dalle leggi, ma le leggi devono tenere in considerazione, intanto viene molto colpito attraverso lo strumento del decreto legge, come è stato in questo caso, ma al di là di quello, che poi viene tradotto, trasformato in legge, ma al di là di questo, nella pratica delle decisioni, delle determinazioni della Commissione di garanzia, non viene mai bilanciato il diritto di sciopero con un diritto di utenza da parte dei cittadini, viene bilanciato il diritto di sciopero con gli interessi delle imprese. Questo è il punto cardine che bisogna tenere presenti. E quanto tu dicevi, io sono assolutamente d'accordo, cioè a dire che il governo e il patronato, diciamo chi gestisce i servizi pubblici, utilizza strumentalmente il diritto dei cittadini a usufruire dei servizi. Ed è per questo che noi abbiamo oggi invitato, non a caso nel nostro volantino troverete scritto che abbiamo invitato la Caravana delle Periferie, che agisce a Roma e che sta organizzando una mobilitazione sul problema del servizio pubblico dei trasporti insieme agli utenti, tant'è vero che proprio domani noi parteciperemo a un'assemblea a piramide fra cittadinanza e lavoratori che utilizzano Roma Ostia, che come ben sappiamo anche a livello nazionale è una delle più disastrate tratte urbane d'Italia. Quindi lo sforzo è a questo punto di rovesciare contro il patronato e contro il governo e l'alta
alta burocrazia e coloro che gestiscono i servizi pubblici questa loro manipolazione, perché il diritto a un lavoro sano, un diritto a un lavoro decente, una retribuzione giusta non va contro un servizio, ma invece aiuta la gestione di un servizio al servizio della cittadinanza. E su questa strada che noi dobbiamo anche camminarci, perché i lavoratori non sono contro i cittadini, ma i cittadini devono comprendere che lottare contro i disservizi e quindi anche contro le condizioni di lavoro così selvagge ormai, perché pensiamo ai trasporti pubblici a Roma, basta vederli gli autisti che cosa devono guidare, oppure la manutenzione mancata della metropolitana B e della metropolitana A, significa appunto mettere insieme gli interessi dei cittadini e la decenza delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro di chi porta in questo caso i mezzi pubblici.